Buonasera ragazzi, allora Bari Ternana 1-1, una partita che ho visto, soprattutto il primo tempo ho visto un non proprio in modo concentrato perché ero a fare cardio fitness, ero sul tapirulante. Comunque ho visto che la Ternana nel primo tempo ha preso un palo, ha avuto le occasioni migliori, nel secondo tempo invece meglio il Bari, che ha trovato il gol con Nasti. E poi ha subito questo gol di Gaston Pereiro, una sfortunatissima deviazione di Cesare. 1-1, è chiaro che a Terni sarà durissima e il Bari deve vincere, altrimenti è retrocessione. Il ritorno si giocherà mercoledì prossimo, se non sbaglio, il ritorno di questo incontro di play-out. Spero con tutto il cuore che Bari ce la faccia, perché sarebbe davvero un gran peccato per il calcio in Puglia perdere ancora una volta la città del capoluogo dal calcio che conta. Troppi errori sono stati fatti quest'anno, troppi errori. Il Bari non doveva trovarsi in questa situazione nel modo più assoluto. Aveva e ha per me tutte le, per me il Bari è una squadra da playoff. Per me il Bari è una squadra da playoff, solo che purtroppo il calcio non è una scienza esatta e quest'anno ne sono successe talmente tante, un ambiente incandescente, l'errore degli errori è stata la cacciata di Mignani, il primo, e il secondo secondo me si doveva andare con Iachini fino in fondo, per me avrebbero evitato i playout, si doveva andare con Iachini fino in fondo. E invece si è scelta un'altra soluzione, per carità, nulla contro Federico Giampaolo, è lì giusto perché conosce l'ambiente avendoci giocato a Bari tanti anni fa. Veramente purtroppo stiamo rivedendo da amici del Bari qui a Barletta i fantasmi dell'83. O stesso cammino, l'anno prima sfiorano la promozione, il Bari dei Bari, e l'anno dopo finiscono in C. Una roba incredibile. Spero con tutto il cuore che il Bari si salvi e purtroppo se così non dovesse andare, spero che si ripercorra, continui a ripercorrere, si continua a ripercorrere a sto punto il cammino di quel Bari lì che dopo la retrocessione dell'83 fece due promozioni di fila contando di eliminazione della Juve dalla Coppa Italia, e non era certo la Juve di adesso, era la Juve, forse la Juve più forte di sempre che quel Bari eliminò, quella di Platini, Boniek, dei campioni del mondo che fece il double quell'anno, scudetto Coppa delle Coppe. Il Bari in 2 anni andò in Serie A, quel Bari che retrocesse in C fece una squadra super esperta in Serie C, c'era Paolo Conti in porta, Totò Lopez regista, Messina e Guastella attaccanti, più i vari Detrizio, Loseto, Cuccovillo, Armenise se non sbaglio c'era, nell'83 c'era sicuro Armenise. Se non sbaglio c'era anche nell'80, poi sarebbe andato al Pisa a giocare, non ricordo in quale anno, Armenise. I fratelli Loseto, naturalmente, insomma era un gran bel Bari. Era un gran bel Bari. Poi l'anno dopo avrebbe un po' ringiovanito la rosa degli anziani, sarebbe rimasto solo Totò Lopez, stagione 84-85. Prende Bivi dal Catanzaro, Edi Bivi, prende Bergossi, prende Luciano Sola, prende il portiere Imparato. Avrebbe dovuto giocare Moscatelli o Mascella, no Mascella, Poerio Mascella che giocò nella Pistoiese in Serie A. Sarebbe dovuto essere il titolare Mascella di quel Bari e invece giocò, che era un bravissimo portiere, Poerio Mascella, e invece giocò Gigi Imparato in porta e fu la squadra che Maciste e Bolchi, compiando Maciste e Bolchi, in 2 anni portò dalla C alla A.
Io auguro al Bari la salvezza, ma se così non dovesse essere, auguro al Bari lo stesso percorso di quel Bari dei primi anni Ottanta. Forza ragazzi, credete nell'impresa, perché la Puglia non può perdere ancora una volta la formazione capoluogo dal calcio che conta. Iscrivetevi al canale.